Allora, adesso coloreremo questo stesso disegno con le matite colorate. Prendiamo tutte le matite colorate che abbiamo in casa e un temperino per fare la punta. Allora, prendiamo un azzurro chiaro e andiamo a colorare, così in questo senso orizzontale, tutti gli spazi che sono dietro le nuvole. Lo mettiamo da parte, scegliamo tra i nostri colori il viola più chiaro che abbiamo, un lilla. E andiamo a colorare tutta la parte delle nuvole, vedete, in modo anche abbastanza piatto. E poi in un secondo tempo riprenderemo la stessa matita e andremo a realizzare un po' di rotondità per dare un po' di spessore a queste nuvole, sempre con lo stesso colore, però premendo un po' di più. Quindi quando andremo a colorare le nuvole, terremo la mano abbastanza leggera. Quando poi dovremo dargli un effetto chiaroscurale, un volume, una corposità, allora in alcuni punti, cioè soprattutto nelle parti sottostanti, andremo a creare una zona più scura per dare rotondità e volume alla nostra immagine. Dopo aver fatto il cielo, dobbiamo scegliere un colore azzurro per le montagne. Se possiamo, scegliamo un azzurro più intenso come questo e premiamo per bene con la mano in modo da rendere le montagne azzurre in lontananza di un azzurro piuttosto deciso. Sceglieremo poi un verde chiaro, molto chiaro per il prato, e andremo a stendere il colore muovendo la matita in orizzontale. Vedete, questo verde del prato è un verde chiarissimo. Poi andremo a fare, prenderemo un giallo per colorare le fronde degli alberi, tutte tranne questi due alberini piccoli che andremo invece a colorare con un verde un po' più scuro rispetto al prato. Nel caso dovessimo avere un unico verde che abbiamo usato per il prato, allora per il prato lo useremo con leggerezza e poi andremo a insistere un po' di più nelle fronde in modo che le fronde degli alberi diventino di un verde più intenso rispetto a quello del prato. Avremo poi bisogno di un'ocra o di un marroncino chiaro per colorare tutti i tronchi, questo tronco, questo e quest'altro tronco. Di un grigio chiaro per colorare in modo leggero, leggero, premendo pochissimo con la mano l'intera stradina e poi sempre con lo stesso grigio dovremo premere molto di più per creare un'ombra più pesante che sarà l'ombra proiettata del muretto e delle piante che sporgono. A questo punto andremo a colorare la donnina con la testolina nera. Prenderemo un rosa, il rosa più chiaro che abbiamo, rosa tra le nostre matite. Andremo a colorare la faccia e le due braccia. Coloreremo di rosso o di un altro colore la maglietta e la gonna, io qua l'ho colorata di azzurro. Adesso qua che cosa manca? Manca l'ombra della donnina, che faremo sempre dello stesso colore di queste delle ombre dell'ombra del muretto. Poi con lo stesso grigio andremo a fare l'ombra portata dell'albero grande e dell'albero piccolo e anche di questi alberi in modo da dare corpo all'albero, dare insomma in modo che si capisca che c'è, insomma, e quindi proietta anche l'ombra. Dovremo però creare una zona di chiaroscuro nelle fronde degli alberi. Allora, dovrò cercare un verde pesante, un verde pino. Se avremo un verde marcio, ancora meglio. In questo caso io ce l'ho il verde, un verde militare. Allora, utilizzo il verde militare, rifaccio la punta perché qui la punta è consumata, e vado a mettere il chiaroscuro facendo questo movimento quasi a V per dare l'impressione proprio delle foglioline sulla parte sinistra dell'albero in modo da creare, vedete, sono delle V come scomposte che creano un po' di chiaroscuro sulla sinistra dell'albero e così in modo da non rendere l'albero piatto. La stessa cosa la dovremo fare sugli alberelli con le fronde gialle, sempre sulla parte sinistra.
Vedete, non dovranno essere tutte complete, ma come se ci fossero delle foglioline che sporgono di più e che quindi creano ombra sull'intero fogliame. Stesso lavoro lo dovremo andare a fare con gli alberi del verde intenso. Allora, prendo un verde scuro. Se non avete il verde scuro, allora magari utilizzate lo stesso grigio che avete utilizzato per le ombre e passate qua la parte scura sempre sulla parte sinistra dell'albero. Io invece ho il verde un pochino più scuro e vado a creare la zona d'ombra da una parte dell'albero. E dovrà essere scomposte e anche ben calcate in modo da dare proprio l'impressione delle foglioline, di qualcosa che sporga improvvisamente. Poi adesso prendo un po' di nero perché devo fare il chiaroscuro anche sui tronchi. Se il fogliame sulla sinistra avrà l'ombra, dovrà avere anche un pochino di ombra sulla parte sinistra del tronco. Vado a mettere su tutti i tronchi, ecco anche qua che è piccolino. Qua sulla parte sinistra, qua idem sulla parte sinistra. Poi se voglio dare un pochino più di volume anche alle montagne in lontananza, prendo l'azzurro con cui le ho colorate e qua e là calco di più in modo da creare quelle ondulazioni, insomma, tipiche dei promontori, delle catene montuose. Vedete? In questo modo la mia montagna in lontananza che era piatta, adesso ha delle parti che sporgono e delle parti invece che rientrano. Quelle che rientrano formano i gorghi di chiaroscuro, di ombra, e quelle che sono più chiare invece sono quelle che si offrono, diciamo, al sole, che sporgono di più. E così avrò anche reso un pochino più completa la mia montagna in lontananza. Se poi vogliamo scurire qua e là il prato, possiamo prendere un verde leggermente più scuro, quello delle fronde. Se non l'abbiamo, allora premeremo un pochino di più il verde che abbiamo utilizzato precedentemente per il prato. Lo andremo a calcare un po' di più e avremo un verde più intenso. In questo modo io ho fatto il mio paesaggio da un paesaggio dell'Ottocento.